Fateci lavorare! Fateci lavorare! Fateci lavorare! Il commercio non riaprirà in modo come l'abbiamo lasciato. Al di là di questa cassa integrazione, che ovviamente non è mai arrivata, la cassa integrazione non è ancora arrivata, noi siamo disperati, siamo degli imprenditori, dei ristoratori, ma abbiamo delle famiglie. Cosa sto, i miei bambini? Cosa gli comprerò ai miei bambini? Ce ne sono tanti di negozi che potrebbero ripartire, anche perché appunto 2 mesi di chiusura, senza certezza, senza nulla, e fino adesso abbiamo ricevuto solo parole, anche ieri sera con Conte, solo parole. Però vogliamo anche i fatti. Da 96, come diceva mio collega, che non scendevamo tutti in piazza in questo modo, perché il piccolo commercio, comunque le piccole partite IVA, hanno sempre annicchiato tutto quello che erano le varie leggi, i vari decreti, e non sono sempre stati penalizzati. Fagli vedere che con 2 metri per 2 metri. L'anno scorso abbiamo tirato la cinghia, con 20 volti in meno cosa dobbiamo fare? La ripresa, parlo della ripresa, la ripresa come sarà? Fattureremo 10 volte in meno? Se va bene fattureremo 10 volte in meno o la metà dell'anno scorso. Come si fa? Anche già al minimo dell'età, la tassa rifiuti, non si può sospendere, si deve eliminare. Sospendere vuol dire che ce la faranno pagare dopo, ma in che condizioni noi saremo in grado di pagare la tassa? Tutto ciò che riguarda le spese della corrente, luce, gas, sappiamo tutti come funziona. Non è sufficiente la riapertura per pensare che i commercianti possano in qualche modo sopravvivere. Sarà una riapertura lenta, abbiamo bisogno di aiuti, si sono accumulate tante spese fino adesso e alcune cose stanno arrivando e di questo siamo molto contenti. Ma bisogna iniziare a ragionare sulla lunga distanza. Saremo mal contati 250-300 persone, ma sono solamente volutamente delle piccole rappresentanze per non creare assembramenti come giustamente è giusto mantenere. Ecco. Non abbiamo ricevuto nessun aiuto, solo parole, tante parole, a partire da Roma, dal governo, da Conte. Non abbiamo ricevuto tutti i 600 euro che sono arrivati ai primi di aprile, abbiamo ricevuto più niente. Un paio di attività hanno già chiuso, c'è un bar che probabilmente cercherà di riaprire ma a settembre. Di cosa viviamo con 300 euro? Ma lei ha paura di non riuscire a riaprire? Non ce la faremo, noi non dobbiamo aprire queste condizioni, non possiamo aprire perché è una farsa. Bisogna veramente dare qualcosa di concreto ai commercianti, perché delle parole non se ne fanno un baffo.